Merita Business Podcast, il podcast che ti insegna a usare internet per far crescere il tuo business, a cura di Giorgio Minguzzi. Benvenuti, io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Oggi sono particolarmente felice perché parleremo di uno strumento abbastanza sconosciuto. Parleremo infatti di Google Tag Manager con Matteo Zambon. Per chi non conoscesse Matteo Zambon, Matteo è il fondatore di Tag Manager Italia, il punto di riferimento nel nostro paese su questo argomento. Matteo, benvenuto su Merita. Ciao Giorgio, grazie, è davvero un piacere essere qui con voi. Grazie a te per il tempo che ci dedichi. Oggi parliamo di un argomento veramente interessante e anche un po' temuto, almeno da me, perché pensavo fosse una cosa assolutamente per nerd, programmatori e geni del computer. In realtà è una cosa molto utile. Oggi parliamo di Google Tag Manager. Ci spieghi che cos'è Google Tag Manager? Allora, innanzitutto devo fare una piccola premessa, non sei il primo che mi esplicita queste cose. Infatti tipicamente Google Tag Manager è associato a qualcosa di super tecnico, avanzato. In realtà non è così. Allora, vediamo un attimino cos'è Google Tag Manager. Google Tag Manager è uno strumento online ed è gratuito, quindi anche un po' questa è la sua forza, è di Google ovviamente, perché altrimenti non si chiamerebbe Google Tag Manager. E cosa fa questo strumento? Permette l'inserimento di tag all'interno delle pagine del sito. La prossima domanda probabilmente che mi farai è: ok, che cos'è un tag? Esatto, cosa sono questi tag? Il tag possiamo descriverlo come uno script. Quindi tu immagina che attraverso questo strumento tu puoi inserire degli script che possono essere JavaScript, HTML, quindi una porzione di codice all'interno delle pagine web, e tutto questo da questa piattaforma. In sostanza, se posso fare un paragone, è come se fosse uno strumento che ti permette di fare un po' di hack, di hacking, quindi di iniettare del codice all'interno dei siti e quindi delle pagine web. E tutto è gestibile da un'unica piattaforma web, che è condivisibile, che quindi possono accederci più utenti. C'è un'interfaccia che è stata rifatta proprio qualche mesetto fa, secondo il material design che adesso un po' Google su tutti i servizi, quindi anche di Google Analytics, AdWords e così via, sta un po' rifacendo, ed è molto user friendly, quindi è proprio alla portata di tutti. Io tipicamente, per fare una metafora nella spiegazione di Google Tag Manager, utilizzo molto la metafora dell'irrigazione. Adesso te la spiego. Allora, cos'è l'irrigazione? L'irrigazione è a un certo punto della storia, l'uomo percepisce che per dare portare reali vantaggi e benefici alle proprie coltivazioni, deve distribuire l'acqua in determinate maniere. Quindi c'è la coltivazione che ha bisogno di più acqua, mentre altre ne hanno bisogno di meno. E centralizzare l'acqua in un unico punto per lui gli porta appunto dei vantaggi, dei benefici. E così come l'irrigazione porta dell'acqua a queste coltivazioni, noi con Google Tag Manager riusciamo a distribuire tag, quindi determinati codici, all'interno delle pagine web, e siamo un po' come degli agricoltori con Google Tag Manager. La cosa più semplice che tipicamente viene associata a Google Tag Manager è, per esempio, l'inserimento di Google Analytics. Quindi, come installare Google Analytics? Lo installiamo con Google Tag Manager. Quindi è, cioè, praticamente è uno strumento che ti consente di fare del lavoro che altrimenti faresti a mano, ti facilita il lavoro centralizzando il tutto in un'unica console. Sì, esattamente, perché tipicamente gli approcci sia nelle web analytics, quindi che sia Google Analytics, ma sia anche in qualsiasi altro strumento di tracking, come possono essere i pixel di Facebook, piuttosto che il remarketing di Google AdWords, l'inserimento delle conversioni, oppure qualsiasi altro tool di analisi delle pagine, ma anche non solo relativamente proprio connesse solo esclusivamente alle web analytics, tipicamente l'approccio è: programmatore, inseriscimi questa parte di codice nel punto superiore della pagina, quindi nell'head piuttosto che nel body, quindi in determinati punti ben prestabiliti. Con Google Tag Manager non hai più bisogno di delegare queste cose al programmatore, perché una volta che tu installi Google Tag Manager, che
Anche qui non è nient'altro che installare uno snippet, in realtà adesso sono due da qualche settimana, però ti basta installare il Google Tag Manager attraverso i propri snippet e poi tutte le operazioni che dovrai fare, quindi Web Analytics con Google Analytics piuttosto che con AdWords eccetera, lo fai tu direttamente dalla piattaforma di Google Tag Manager, quindi non sei più diciamo vincolato al programmatore che lo deve fare per te. Ho capito, quindi al di là del fatto che è un lavoro in meno che fa il programmatore, ma a un imprenditore, vabbè, tanto lo faceva il programmatore, magari gliene frega un po' di meno, ma qual è il motivo per cui mi è comodo usare, cioè perché dovrei usarlo, a parte okay. Semplificare la vita del programmatore? Che... Ok, beh, di solito io rispondo alla domanda... perché dovrei usarlo? Io rispondo, ma perché non dovresti? Allora, intanto è semplice da usare, cioè l'interfaccia è veramente easy, friendly ed è proprio a prova di stupido. Non hai bisogno di particolari esigenze tecniche per utilizzarlo, quindi nelle configurazioni più semplici, più banali, non hai bisogno di conoscere scripting, HTML o altre cose, perché è già tutto un po' preconfezionato, quindi determinate cose sono veramente semplici da implementare. Quello che ti basta per utilizzarlo è un account Google, quindi ti basta, come su Google Analytics per esempio, ti basta un account Google e da lì gratuito? Puoi iniziare. È gratuito? Sì, è assolutamente gratuito, quindi in realtà esistono anche altre piattaforme di tag management, quindi altri strumenti che ti permettono di fare questa tipologia di inserimento tag, ci sono di Adobe, c'è di IBM, però i costi sono belli importanti, si parla di qualche decina di migliaia di euro solo di licenza, mentre Google Tag Manager è assolutamente gratuito, quindi non ci sono alcun vincolo a livello di spesa, quindi perché non usarlo? Certo, e i vantaggi concreti per chi ha un sito? Allora, sì, quei vantaggi di Google Tag Manager, ce ne sono tantissimi, cerco di riassumerti in delle macro categorie. Beh, innanzitutto l'abbiamo già detto, cioè non delegare l'implementazione della web analytics o del tracking o dell'implementazione semplice di altri snippet a terzi. Terzi si intende sia sviluppatore tuo interno, ma potenzialmente anche l'agenzia che ti ha sviluppato il sito, quindi oppure l'agenzia che ti ha sviluppato il sito e hai un'altra agenzia che ti sta gestendo il web marketing, e quindi magari far comunicare queste due a volte c'è un po' di imbarazzo, c'è un po' di antipatia, quindi il fatto di riuscire a bypassare questa problematica non è da poco. E quindi questo cosa comporta? Ti comporta di risparmiare moltissimo tempo, quindi anche questo è un altro vantaggio, quindi risparmi moltissimo tempo nell'implementare questi snippet, perché è veramente una cosa a pochi passaggi. Hai il pieno controllo della piattaforma, quindi attraverso appunto Google Tag Manager, da questa interfaccia, sei tu che comandi cosa inserire, cosa fare attivare, cosa non fare attivare. Poi dall'ultima versione, quindi da un annetto ormai, c'è una possibilità di fare anche un debug preview direttamente da Google Tag Manager, quindi senza dover pubblicare direttamente ogni volta i vari snippet, li puoi testare se effettivamente vengono attivati quando tu lo ritieni opportuno e puoi fare del debug. Inoltre hai la possibilità di condividere anche la preview ad altri utenti, quindi se sei fermo e non riesci a capire quali sono le problematiche, puoi sentire qualcun altro, qualche consulente, dove puoi passargli direttamente il debug in preview anche attraverso la chat. Il debug si attiva attraverso un cookie, quindi è veramente, veramente semplice, ti basta un browser per andare a visionare il debug. E poi un'altra cosa è che hai la possibilità di esportare e di importare le configurazioni. Questa è una cosa che veramente è una manna dal cielo, nel senso che se tu sei un'agenzia che tipicamente sviluppa siti per esempio in WordPress piuttosto che in PrestaShop e tipicamente crei le stesse tipologie di tracking, su Google Tag Manager tu puoi esportare questa configurazione e reinstallarla nelle altre istanze di WordPress, quindi in due secondi inietti magari 40 tag, 40 snippet che altrimenti se lo facessi a mano dovresti stare lì ore nell'implementazione, quindi anche questa è un'altra tipologia. Questa è una cosa interessante perché diciamo fra gli ascoltatori del podcast ci sono tantissimi amanti di WordPress e tantissime società che hanno comunque siti in WordPress, per cui questa è una
che funzioni bene, so che insieme a WordPress so che interessa a tanti, ecco. Certo, assolutamente, infatti questo è, di solito quando dico questa cosa faccio brillare gli occhi a chi mi ascolta, nel senso che dice: cavolo, risparmio davvero un sacco di tempo attraverso questi, diciamo, template da esportare e importare, quindi assolutamente sì. Poi un'altra bella cosa è che esistono degli ambienti, delle aree di lavoro per gestire per esempio dei team diversi. Adesso immagina una grande agenzia dove ci sono diversi team interni, uno magari che segue la parte di Facebook, l'altro che segue la parte di advertising, quindi AdWords, piuttosto che quella di Web Analytics. Ognuno deve implementare degli snippet a sé stanti, esistono delle aree di lavoro dove ognuno fa il proprio pezzo e poi avviene un merge, quindi c'è una gestione di gestione snippet direttamente dalla piattaforma, quindi è una cosa per lavorare anche in multi utenza. Beh, immagino anche che nelle aziende complesse ci sia, o magari potrebbe esserci, un team che si occupa dell'e-commerce, un altro del sito, sì, corporate, e magari sono aziende o agenzie diverse che hanno fatto i fornitori, invece in questo caso l'azienda stessa potrebbe avere il controllo di almeno una parte del proprio lavoro, andando ad operare con il proprio Google Tag Manager in maniera indipendente, ecco. Sì, assolutamente, è proprio un'area di lavoro dove tu inserisci i tuoi snippet, i tuoi tag, i tuoi attivatori, e poi l'altro team sviluppa i propri, e poi a un certo punto può esserci un merge di queste due aree di lavoro, in modo tale che appunto vengono tutti pubblicati, quindi ovviamente c'è un'analisi di cosa può essere in conflitto piuttosto che no, quindi già all'interno della piattaforma c'è questa gestione. Oltre alle aree di lavoro ci sono gli ambienti, quindi tipicamente in un sito web oppure un'applicazione web abbastanza complessa esistono varie versioni del sito, quindi c'è la versione di staging piuttosto che la versione di produzione, ed è possibile fare anche questa distinzione, quindi installare Google Tag Manager in modo univoco, e attraverso gli ambienti dici: questo tag va nel sito di staging piuttosto che nel sito di produzione, in modo tale che senza dover installare un nuovo account di Google Tag Manager, senza dover replicare tutti i vari tag in un unico contenitore, riesci a gestire il tutto con Google Tag Manager. Poi un'altra cosa che mi sento di dire è che è molto apprezzata, è che Google Tag Manager lavora in asincrono. Allora, forse questa è una cosa un po' tecnica, però cosa vuol dire asincrono? Che lui, essendo un motorino JavaScript, perché alla fine Google Tag Manager non è altro che un motore JavaScript, lavora in asincrono. Cosa vuol dire? Che durante il caricamento delle pagine lui lavora in background, quindi non impatta sulla velocità di caricamento delle pagine, quindi se tu inserisca due tag o 100 tag, lui comunque li fa lavorare in background in modo parallelo, a seconda in realtà degli eventi che vengono scatenati, ma non ti rallenta la pagina, quindi non è che la pagina aspetti che Google Tag Manager che abbia caricato tutto, che abbia... Esattamente, perché lavora proprio in asincrono, quindi lavora in una modalità propria. E poi diciamo che sicuramente con Google Tag Manager, essendo di Google e implementando Google Analytics, le due cose vanno a braccetto, quindi ha tutta una serie di funzionalità molto molto easy per andare a tracciare click piuttosto che pulsanti, piuttosto che altre tematiche, diciamo, relativi a Google Analytics, quindi vanno proprio a braccetto. Quindi se stai già utilizzando Google Analytics è davvero sciocco non poter pensare a fallo con Google Tag Manager. Ho capito, ma senza Google Tag Manager comunque è possibile fare le stesse cose, quindi è solo una questione di risparmio di tempo? Sì, beh, ovviamente se quelli che non hanno Google Tag Manager attualmente cosa stanno facendo? Fanno questa implementazione attraverso un programmatore, quindi attraverso una persona tecnica che deve implementare gli snippet, deve stare attento che i vari snippet che implementano vadano in conflitto tra loro, perché anche questo è una problematica che è possibile esserci, nel senso che tu installi lo snippet di Facebook piuttosto che quello di Hotjar, piuttosto che di altri tool, e magari utilizzano le stesse variabili o parte prima uno che non fa andare l'altro, e magari vanno in conflitto. Cosa vuol dire? Che nessuno dei due funziona o non funzionano in modo corretto, e quindi il programmatore deve anche stare attento a questo. E tipicamente l'approccio del programmatore non è esattamente così, cioè se viene delegato a dire installami questo, lui installa quello, non è che sta lì a vedere se effettivamente se si blocca qualcos'altro. E quindi
Un'altra problematica invece che posso dire se non utilizzi Google Tag Manager è che se devi fare dei cambiamenti veloci devi aspettare che il programmatore te lo faccia e quindi anche qui torniamo al problema delle tempistiche, quindi se lo fai con Google Tag Manager sei tu che lo fai direttamente dalla piattaforma e non hai problemi di vincoli, quindi assolutamente sì. Beh, molto interessante. Ci dai qualche esempio pratico in cui ti è stato utile Google Tag Manager? Allora, in realtà ne avrei parecchi. Te ne do uno che ho anche esposto ad uno speech che riguarda un caso di un cliente a cui dovevo fare una campagna AdWords, e quindi anche lì la landing page e tutto quello che ci sta dietro, e il cliente è un cliente abbastanza grosso, ciccione, dico io. È un cliente che produce ventilatori industriali, quindi il suo cliente tipo è B2B, quindi business to business. Lui ha diverse filiali sia in Italia sia anche all'estero. L'idea era quella di fare advertising su una sua filiale in Germania, quindi c'è già un'azienda in Germania che diciamo utilizza i suoi diciamo ventilatori industriali. Quindi noi abbiamo dovuto creare una campagna AdWords in tedesco mirata sulla sponsorizzazione di un nuovo dominio, di un nuovo sito in tedesco con l'estensione .de. Tutta la parte di hosting, eccetera, di hosting, creazione del, cioè acquisto del dominio, era stata delegata a questa azienda che aveva un piccolo reparto, diciamo, interno. Quindi fisicamente cosa è successo? Che noi abbiamo sviluppato la landing page, abbiamo sviluppato gli ads, gli advertising, e però dovevamo passare il sorgente delle pagine, quindi della landing page, a questa azienda tedesca, perché i server erano in Germania, quindi dovevamo darli a loro. La problematica qual è? È che per far questo ci abbiamo impiegato 2 mesi solo per mettere in piedi sia l'advertising che la landing page attraverso ping pong di mail, di telefonate, ovviamente in inglese perché ahimè il tedesco io non lo so, quindi c'è stata un po' di problematiche proprio a livello di implementazione, latenza, dovevano vedere gli annunci, dovevano rivedere la landing page e così via. E nell'ultima passaggio della landing page ho pensato bene di inserire Tag Manager. Questo mi ha permesso successivamente, anche fin da subito dopo i primi giorni di advertising, a seconda di come gli utenti rispondevano alla strategia di marketing che avevamo implementato, di cambiare traiettoria in modalità molto, molto veloce senza dover chiedere a loro di rimettermi sulla landing page con queste modifiche. E quindi a quel punto lì mi è stato molto utile perché avevo io il pieno controllo della landing page, quindi sia a livello di tracking ma anche attraverso altri sistemi di A/B testing potevo io fisicamente andare a cambiare magari il colore di pulsanti piuttosto che altre cose direttamente da Google Tag Manager, sempre attraverso dei tool, di strumenti che mi permettessero di fare A/B testing. Quindi da lì ero veramente non più vincolato a questa problematica di questa azienda tedesca che dovevano inserirmi loro le cose, ma facevo tutto io dalla piattaforma e diciamo che bello. Questa è stata veramente una manna dal cielo, quindi da lì ho elogiato sempre di più Tag Manager perché sono riuscito poi a portare a casa i risultati, quindi è stata veramente una case story molto, molto interessante, molto utile. No, è interessante quello che dici, no? capisco bene, perché quando lavori su più sedi fai fatica ad avere il dominio, un po' per il fuso, un po' per la lingua, un po' perché poi ciascuno ha sempre paura che qualcun altro interferisca nel proprio dominio di potere, no? E quindi questo ti aiuta molto. Senti, hai fatto entrare nella conversazione più volte un concetto che è quello della web analytics, al di là del fatto che mi piacerebbe capire se Google Tag Manager aiuta veramente poi alla fine anche la web analytics. Faccio anche una premessa che web analytics non è Google Analytics e basta, perché secondo me qualcuno potrebbe non masticarne tutti i giorni. Ecco, sì, ottima domanda. Allora, diciamo che tipicamente quando si parla di analytics o dei web analytics uno ha in mente Google Analytics. In realtà Google Analytics è uno dei tanti strumenti
per gestire la Web Analytics. Cos'è la Web Analytics? È, diciamo, quella parte in cui tu valuti e monitorizzi le attività che avvengono nel tuo sito o nella tua app. Quindi, diciamo, hai dei dati oggettivi di cosa fanno gli utenti nelle tue pagine, quindi le visite, i click, quanto tempo stanno nel sito, i vari browser che utilizzano e così via. Tipicamente l'approccio è: installiamo Google Analytics perché è gratuito, perché è facile da implementare, così via. In realtà ne esistono altri, Vupra è uno di questi, magari l'avrai sicuramente già sentito, che è molto più di profilazione, quindi fa cose un po' più, molto più spinte rispetto a Google Analytics. Però Google, sì, perché Manager, scatena anche delle altre azioni, no? Quindi... sì, esattamente. Google Tag Manager però non è solo Web Analytics, cioè io credo che erroneamente abbia questo binomio Google Tag Manager uguale gestisco la Web Analytics. In realtà Google Tag Manager, come già detto, lui cosa fa? Lui inietta del codice, quindi che tu inietti il tracking della Web Analytics o piuttosto altri codici, in realtà Google Tag Manager è uno strumento che ti permette davvero di fare tantissime cose. Tu pensa, è un motorino JavaScript e tutto quello che può essere quindi fatto in JavaScript lo puoi fare con Google Tag Manager. Io sono stato ad altri interventi anche SEO, adesso non so se posso dirlo, però Advanced SEO Tool di Bologna di quest'anno, quindi 2016, ho portato Google Tag Manager come esempio. Tutti si chiederanno: cosa c'entra Google Tag Manager con la SEO? Innanzitutto puoi gestire i rich snippet. Per chi non lo sapesse o capisse arabo di quello che sto dicendo, i rich snippet sono per esempio le stelline. Quando tu fai una ricerca su Google e vedi un annuncio, uno di quegli annunci che ha le stelline, quelli sono i rich snippet, cioè sono delle caratteristiche che dai in più nel risultato della pagina, certo, di Google. E tu lo puoi gestire attraverso Google Tag Manager, quindi non inserirlo direttamente nella pagina web, ma farlo in modalità, diciamo, assestante attraverso la piattaforma di Google Tag Manager. Oltre a questo, ho anche esplicitato che è possibile variare il titolo della pagina. Ho fatto proprio una demo live dove ho mostrato che io riesco a cambiare il titolo della pagina, il title, quindi che appare nei risultati di Google, attraverso Google Tag Manager senza mettere a mano lato codice. Quindi è ovviamente un workaround molto, molto abbastanza borderline, però diciamo, se tu hai un sistema come Google Tag Manager che ti permette di inserire del codice, tu da lì puoi aprirti il mondo, cioè c'è solo la fantasia che ti ferma. Quindi non è solo la Web Analytics, riesci a fare molto molto di più. Allora, è interessante questo. Sicuramente poi si va a scontrare un po' in alcuni utilizzi come questo qui della SEO con i vari plugin SEO che uno usa, sì, perché gli rendono la vita più comoda, ecco, anche se sicuramente non sono la sacra Bibbia, cioè nel senso che poi hanno un'utilità relativa, ecco, sicuramente molto comodi, ma non sicuramente perfetti. Senti, come sei arrivato a usare Google Tag Manager? Questa è un'ottima domanda. Allora, devo dire che io inizialmente ho approcciato Google Tag Manager ormai un annetto e mezzo fa, quando è uscita la nuova versione. Allora, inizialmente c'era una primissima versione, la versione 1 si chiama, di Google Tag Manager, che era molto molto tecnica, nel senso che era molto stile programmatore, c'erano delle voci che si chiamavano macro, quindi già macro identifica una cosa di tecnico già è una cosa fastidiosissima. Sì. Quindi c'erano già dei task molto e delle diciamo parti su Google Tag Manager che erano molto orientate al programmatore, quindi è molto tecnico. Nella versione 2, quindi da giugno del 2015, hanno lanciato la versione 2, no? E nel lancio della versione 2 hanno creato un training che è ancora disponibile in realtà sull'Analytics Academy di Google. Vi basta magari cercare Analytics Academy, il corso numero 5 è a disposizione di tutti ed è gratuito, e io mi sono orientato non appena hanno lanciato questa nuova versione. Quindi stavo approcciando ancora con gli,
discorso di AdWords, stavo facendo certificazione eccetera, e ho detto ma dai, visto che ci sono proviamo a utilizzarlo, anche perché avevo fatalità da poco questo famoso aneddoto che ti ho detto prima del cliente tedesco da gestire, quindi ho detto dai, proviamo a vedere se riesco a capirne qualcosa. In realtà inizialmente avevo un po' di dubbi, ma poi nel mettere a mano proprio lato pratico le cose ho detto caspita, ma perché diavolo non l'ho fatto prima, e quindi da lì ho iniziato a sempre più a documentarmi, e da lì poi in realtà è nato anche un po' il mio progetto, perché in italiano c'era veramente poco, quindi ho iniziato a creare anche guide, tutorial inerenti a questo per dare una mano a espandere un po' questo fantastico strumento, perché ti dà veramente una mano assoluta. Quindi questo è un po' stato il mio percorso di conoscenza con Google Tag Manager. Beh, sicuramente è uno strumento che riduce il tempo da buttare in delle attività che sì, alla fine hanno valore, però alla fine perché per i dati che raccogli, ma mettere chiamare in causa sempre il programmatore non ti bada, quindi butta lì del codice ma poi non funziona, nessuno si preoccupa, beh, sicuramente questa è un aiuto. Quello che mi domando è che, non lo so, mi resta un po' di dubbio sul fatto che davvero è alla portata di tutti, oppure cioè sono i tecnici che dicono è facilissimo e invece non lo è? E poi invece no. Allora io direi che ci sono due strati, due classi o due, diciamo, due possibilità per Google Tag Manager. Cioè la gestione, diciamo, è alla portata di tutti, quindi la mia risposta è sì, è alla portata di tutti per le cose molto molto semplici. Per le cose molto semplici intendo l'implementazione di Google Analytics, l'implementazione delle conversioni di Google AdWords, quindi tutto quello che è, diciamo, già predefinito a livello di tag. Quando tu vai su Google Tag Manager e crei un nuovo tag, lui di default ha già una serie di tag predefiniti. Beh, immagino tutti quelli della famiglia Google, ecco. Sì, assolutamente sì, ce ne sono una quarantina, hanno inserito anche Hotjar, non so se conoscete. Ah, caspita, certo. Sì, e quindi ho rifatto anche la guida, perché l'avevo fatta in modalità custom. Comunque, senza sviare il discorso, su Google Tag Manager ci sono dei tag predefiniti, e diciamo, se tu utilizzi quei tag predefiniti è semplice da utilizzare, nel senso che è davvero alla portata di tutti. Se devi fare qualcosina che di default, diciamo, non è nei tag di Google Tag Manager, allora direi che lì subentra la parte un po' più da programmatore. Quindi ovviamente lui, essendo un motore JavaScript, devi pensare a cosa può essere tracciato a livello JavaScript. Quindi da lì lui ha due tag, di cui uno è il tag HTML personalizzato, dove puoi fisicamente inserire quello che vuoi dentro. Puoi inserire anche HTML, cioè puoi anche inserire porzioni di pagina che variano a seconda dell'URL dove sei, quindi puoi fare veramente di tutto. Quindi io direi ci sono due tipologie, c'è la tipologia semplice, che puoi utilizzare i tag, diciamo, predefiniti, e se vuoi fare delle cose molto più avanzate o delle cose custom di testing o qualsiasi altra cosa, c'è la parte un po' più da programmatore. Però diciamo io sto cercando di diffondere anche queste tecnologie con delle guide passo passo, dove basta copiare, incollare, vedere gli screen o piuttosto vedere dei video. Quindi direi che sì, è alla portata di tutti Google Tag Manager. Dov'è il vantaggio di Google ad aver creato questa cosa? Innanzitutto sicuramente bypassa un po' i competitor, cioè Google Tag Manager non è stato il primo a creare il sistema di tag management, quindi c'era Adobe, c'è IBM, ce ne sono anche altri, e quindi il fatto di creare qualcosa di gratuito e che è suo riesce, diciamo, ad avere sicuramente una gestione. Come ben saprai, a Google quello che interessa alla fine sono dati. Qualsiasi servizio che tu utilizzi
utilizzi di Google, permetti a Google di utilizzare quei dati in modalità anonima, tutto quello che vuoi, però gli fornisci dei dati per fare delle valutazioni su come muoversi in futuro. Quindi a Google sicuramente ha creato questa cosa per intanto non far scappare gli utenti nell'utilizzo di altre piattaforme e soprattutto per avere un po' più di ciccia in mano a livello di dati. Perché immagino che sarà ampiamente facilitato l'inserimento di tag di terze parti, non di Google, in modo che, perché tanto sì, quei dati lì li ha già tutti, quindi... Sì. Ti faccio una piccola cosa: hanno inserito il tag di Hotjar, quello di LinkedIn, quello di Twitter, ma quello di Facebook con i pixel monitoraggio lo deve ancora inserire col custom tag, quindi con il tag, diciamo, HTML personalizzato. Quindi tra Facebook e Google non ancora buon sangue. No. Ascolta, se un ascoltatore volesse contattarti in privato, perché sicuramente questo è un tema che a molti degli ascoltatori verrà voglia di approfondire, ecco, come può fare? Beh, innanzitutto sicuramente può trovarmi sui canali social, quindi su LinkedIn, su Facebook. Il mio nome è Matteo Zambon, quindi potete tranquillamente cercarmi lì, oppure potete andare sul sito di Tag Manager Italia, oppure scrivermi direttamente alla mail info@tagmanageritalia.it. Perfetto. Quindi, Ottimo. No, tutte le note che poi hai citato vengono messe nelle note dello show notes, quindi non c'è problema. Gli ascoltatori potranno andare alla puntata 48 e cliccare e con un click ti troveranno senza problemi. Grazie Matteo per essere stato con noi, grazie davvero. Grazie a te, alla prossima. Grazie, ciao. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di Google Tag Manager. Grazie di essere stati con Matteo e con me, spero sia stato un episodio ricco di spunti utili. Se avete voglia di farmi sapere la vostra opinione, fare una domanda sull'argomento di oggi o lasciare semplicemente un saluto veloce, potete usare i commenti alla pagina www.merita.biz/48. Tutti gli appunti e i link citati durante lo show li potete già trovare lì. Se avete apprezzato il podcast o avete voglia di lasciare un feedback sulla trasmissione, alla pagina www.merita.biz/love trovate tutte le istruzioni per lasciare i vostri suggerimenti e far conoscere ad altri i contenuti interessanti che avete ascoltato oggi. Bene, è davvero tutto. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao! Merita Business Podcast, la guida agli strumenti per rendere grande la tua idea d'impresa. Ci trovi su iTunes, Stitcher e Spreaker. www.merita.biz